Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. E siamo a una nuova puntata di È sempre domenica. Ciao Cataldo, benvenuto. E siamo in perfetta salute anche. Ma guarda, questo è periodo di raffreddori e noi insomma mal di gola. È mal di gola, però insomma io per quanto mi riguarda ho questa voce un po' più bassa. E noi resistiamo. No, è oggi più interessante siamo, come sì, voce, cioè un po' di raucelli. Sei più affascinante. Va bene. Allora, abbiamo tantissimi ospiti in questa puntata. Tantissimi, una puntata ricca come sempre. Assolutamente, apriamo come al solito con un talk, naturalmente partiamo dall'attualità. Parliamo di truffe amorose. Truffe sentimentali truffe che ormai sono all'ordine del giorno, attraverso i social sono, come dire, il male della nostra società. Della nostra generazione sì, assolutamente. Di noi, insomma, che siamo un po' più adulti e con i social non è che ci andiamo molto d'accordo. Allora, abbiamo invitato appunto per parlare di questa attualità. Sì, di la criminologa e avvocato Chiara Penna ci darà benvenuta. Il suo punto di vista sulle truffe sentimentali. Ciao Chiara. Ciao Chiara, sei tornata a trovarci. Prego. E poi l'avvocato Angelo Greco. Benvenuto. E anche il direttore della testata giornalistica La Legge per Tutti. Prego Angelo. E poi il cronista Francesco Mollo. Insomma, parliamo appunto anche di casi che si stanno verificando qui in Calabria. Ciao, ciao Francesco. Ciao Francesco. Allora, appunto, dicevamo, truffe amorose, questo fenomeno è stato, diciamo, delineato, individuato negli Stati Uniti, si chiamano appunto romance scams, questi fenomeni, questi, diciamo, queste truffe che appunto si verificano in rete e sono delle cyber truffe sentimentali e insomma a colpire sono appunto le vittime, sono soprattutto donne tra i 40 e i 60 anni che cercano il principe azzurro, insomma. Donne ingenue che si fanno prendere in giro da questi uomini che sono senza scrupoli. E questi uomini che cosa fanno? Chiedono dei soldi poi. Infatti io inviterei immediatamente i nostri giuristi a dare il loro punto di vista, a spiegarci come ci si può difendere da queste persone e soprattutto che tipo di tutela c'è nel nostro ordinamento. Prego Angelo. Ma io il fenomeno lo conosco sul lato inverso, perché abbiamo avuto tante sul giornale, ci sono state, sono arrivate tante richieste di aiuto da parte dell'uomo invece che viene ricattato dalla donna, il quale è portato a delle esibizioni, diciamo, nude davanti alla telecamera e poi vengono, sono quasi sempre donne che provengono dall'Africa. In spieghiamo casi, ai nostri telespettatori qual è il tuo ruolo in qualità di direttore di una testata giornalistica online. Sì, io ho questa testata, sono il direttore responsabile di questa testata online, si chiama La Legge per Tutti, è il, diciamo, il leader in Italia nel settore del legal, quindi noi facciamo, trasformiamo il linguaggio giuridico in linguaggio comune. E quindi più fruibile. Più fruibile, sì, è proprio rivolto, è un B2C, cioè business to consumer, e trasformiamo, traduciamo il linguaggio del giudice o della legge in un linguaggio comune, anche volgarizzandolo. Lo scopo è quello di far comprendere a tutti i diritti e i doveri e nello stesso tempo anche fornire consulenze laddove ve ne sia necessità. Quindi il fenomeno nasce per colpire le donne, ma tu è nato al contrario. È nato proprio al contrario. Erano quasi tutte donne dell'Africa. Portavano, diciamo, poi si è spostato anche all'est. Ovviamente erano dei fenomeni che non potevi controllare con la polizia postale perché sono facilmente, cioè aprono degli account e poi li chiudono immediatamente. In realtà ci sono delle vere e proprie organizzazioni criminali dietro. Ma si sono, diciamo, si sono organizzati dopo questi. Prima erano dei semplici ricatti, a volte fatti pure in malo modo, cioè facilmente recuperabili. Il punto è che quando si tratta di indagini internazionali, poi la polizia postale ha sempre le mani legate e quasi sempre arrivano, diciamo,
arrivano le autorizzazioni quando ormai il reato si è prescritto e quindi è quindi, quasi uomini impossibile. O donne che siano, cioè come ci si può difendere da questo tipo di truffe? Come accennava il collega, perché il collega parlava proprio dei casi di sextortion, cioè si intrattengono questo tipo di relazioni su chat oppure anche su Skype e scambiano anche foto particolari, foto un po' intime, in cambio poi di denaro per evitarne appunto la diffusione incontrollata, e di questo fenomeno sono vittime nella maggior parte dei casi gli uomini. Il caso invece di altro tipo, cioè di donne che vengono per mesi, creano una sorta di relazione sentimentale con uomini che a volte neanche esistono, perché poi sono ci fake. Sono molti, sì, molti profili fake che sono facilmente individuabili per chi ha diciamo una maggiore attitudine all'utilizzo di social quali Facebook, Instagram o cose del genere, mentre sono più difficili da individuare per le donne che invece non sono avvezze all'uso di questi metodi, diciamo, di adescamento, sì, diciamo, sì. Sui social allora, magari praticano poco, ecco. Come ci si potrebbe tutelare? Innanzitutto il problema è all'origine, perché si cerca di intrattenere questo tipo di relazioni di natura virtuale? Probabilmente per riempire dei vuoti che si ritiene di poter colmare con questo tipo di rapporti. In realtà il problema è che poi non si denuncia per vergogna, perché si pensa di essere troppo ingenui, sì. E quindi andare a denunciare sì. Significa un po' dimostrare... No, dovresti dimostrare che sì. Hai fatto pure tu la tua parte. Quindi, ecco, sì. Quindi questo crea un po' un problema che poi nell'individuazione sì, del però del per fenomeno. Fortuna possiamo anche tranquillizzare, perché sulla base della statistica, diciamo, alla minaccia non sono quasi mai seguiti i fatti. Cioè questa è gente nella psicologia del criminale che tende a massimizzare il profitto. Massimizzare vuol dire rivolgersi ai grandi numeri e cercare in questa platea di grandi numeri sperare che qualcuno caschi. È chiaro che se io ricatto 50 persone e su 50 persone vado a mettere il video online, poi ho più facilità di essere reperito, rintracciato e quindi inquisito. Chiaramente questo non è lo scopo è andare a prendere il soggetto debole psicologicamente, che di fronte alla paura, alla minaccia della pubblicazione del video prende e paga, anche poco paga. Quindi io ho sempre suggerito, anche perché di fatto non mi è mai capitato da 10 anni a questa parte che stiamo indagando sul fenomeno, dei 10 anni a questa parte, che a una minaccia siano seguita poi la pubblicazione. Certo, bisogna andare a denunciare anche senza grossa speranza di prendere il colpevole, però quantomeno serve, e poi dopodiché chiudere i contatti col soggetto. Assolutamente. Francesco, in Calabria, volendo insomma un po' cercare di delineare il fenomeno, ci sono casi che si sono verificati, o comunque noi abbiamo notizia di casi del genere? Sì, allora nell'universo gigantesco del sex extortion, come l'ha chiamato la criminologa, ci sono tantissimi casi. Chiaramente il problema è l'emersione di questi casi, cioè appunto quando questi diventano di opinione pubblica, quindi arrivano a noi giornalisti. Raramente, perché c'è ancora, diciamo, al di là del timore, quindi la vergogna che si prova nel denunciare, ma anche una certa resistenza, un retaggio anche delle forze dell'ordine di un po' non tutelare, perché sembra esagerato, ma di non diffondere notizie o nomi riguardanti questi fatti, questi reati così particolarmente gravi dal punto di vista sessuale. Quindi si tende a non divulgare. C'è un caso, è emerso recentemente, un caso invece di una persona che era residente in Sicilia, a Ragusa, che è stato contattato, è stato poi denunciato ed è stata fermata la donna che si trovava in Calabria. Questo, diciamo, è l'unico caso che è uscito palesemente sulle cronache, ma nel punto, in questo vastissimo universo in cui le vittime sono tantissime, hanno profili sociali vastissimi, c'è anche un caso che ho registrato in quanto cronista di giudiziaria a Castrovillari, dove però mi spiace dirlo, il responsabile che è stato denunciato è un appartenente alle forze dell'ordine, che ha praticato quella che tecnicamente si chiama revenge porn, cioè ha minacciato di diffondere foto di una persona con cui ha avuto una relazione. Quindi i casi ci sono, e
sono anche paradossali, eclatanti, sì, quando provengono anche... Sì, purtroppo questi casi poi possono portare anche a situazioni limite come suicidi. Certo. E sì, infatti i reati che sono connessi a questo tipo di attività sono per esempio quello di istigazione al suicidio. Altro invece è il reato di truffa, che si genera quando questi soggetti chiedono, dopo un certo periodo di tempo in cui hanno intrattenuto la relazione, una somma di denaro, inventando problemi di salute o problemi di altra natura, magari verificatisi all'estero. E quindi, siccome le somme di denaro richieste non sono ingenti, perché si parla di 400-600 euro, e allora tendenzialmente purtroppo alcune volte si tende a cedere a queste richieste. Siamo in chiusura, Francesco, volevi dire sì, volevo aggiungere che c'è di questi giorni la diffusione del rapporto della Polizia Postale, che ha delineato questo vastissimo fenomeno, ma paradossalmente ha rassicurato dicendo che alcuni numeri sono in calo. La questione, temo, perché mi sembra paradossale, è che nonostante il fenomeno sia in fortissimo invece aumento, temo che questa diminuzione dei numeri, esattamente perché forse aumenta la sfiducia nei confronti delle istituzioni, non per sfiducia a prescindere, ma perché diventa, come diceva l'avvocato, molto difficile individuare poi. C'è un problema anche di carattere tecnico, perché il problema vero non è nei confronti di queste persone che fanno business, ma è nei problemi di coppia. Sì. Facciamo l'esempio: Tizio e Caia riprendono il loro rapporto, Tizio dopodiché si lasciano, per vendetta nei confronti di Caia che fa? Denuncia lo smarrimento del DVD o del supporto dove c'è l'episodio, diciamo, il rapporto, dopodiché lo mette online con un software peer-to-peer. Ora, i software peer-to-peer, ad esempio i Mule, non consentono di risalire al primo condivisore del file. Nel momento in cui io ho fatto prima la denuncia di smarrimento e di fronte al... Mi libero da ogni responsabilità. Posso insegnare il ragionevole dubbio. E quindi non si può individuare il responsabile. Sì, certo. Cioè c'è il ragionevole dubbio su chi sia stato il primo. Anche se il file lo hanno Tizio e Caia. Caia dice: ma lo avevi soltanto tu, però io ho fatto la denuncia di smarrimento. Ci sono, diciamo, dei modi per poter... Siamo in chiusura. Angelo, in particolare volevi lanciare un evento. Un evento, appunto, sì, il prossimo 6 aprile a Cosenza abbiamo organizzato un evento formativo per coloro che praticano sul web, ma anche chi non lo fa e vorrebbe guadagnare, vorrebbe avvicinarsi a questa realtà, perché è molto promettente, molto remunerativa. Un evento insieme a Salvatore Ranzulla, che è molto noto, diciamo, nell'ambito, come guadagnare da un sito internet. Ci rivolgiamo sia ai professionisti che hanno un sito e vogliono portarlo ai primi posti sul motore di ricerca, sia ai blogger che già hanno il sito e vogliono conoscere i trucchi per vincere il competitor, sia il ragazzo, l'universitario, che vorrebbe avere un guadagno in più oppure una prima forma di guadagno e non sa come fare. Io faccio una provocazione, però ho un dato effettivo per dirlo: non c'è nessuno che in 2 anni di lavoro sul web, dedicandoci almeno 3 ore al giorno, non di più, 3 ore al giorno, non possa fare dopo 2 anni almeno 15-20 mila euro all'anno di ricavi. E questo è l'aspetto positivo, insomma, estremamente della rete, positivo, no? Si, può si può creare lavoro. Speriamo che non e arginare le truffe a questo punto. Perché si guadagna purtroppo di più. Allora, grazie all'avvocato Angelo Greco, grazie alla nostra Chiara Penna, criminologa, grazie, insomma, ci è venuta di nuovo a trovare. Grazie a Francesco Mollo, collega cronista. Allora, a questo punto invece parliamo di cambiamo completamente argomento, parliamo di gambe sempre in forma con il nostro angiologo Elia Diaco. Oggi parliamo di una tecnica innovativa che molti di voi già conoscono, che è la scleroterapia mus ecoguidata. La schiuma che vi faccio vedere in questo momento è facile da comporre e da fare. Lo si fa in ambulatorio, senza bisogno di alcun tipo di anestesia, alcun tipo di taglio. Questa schiuma ha un effetto importante sulla vena varicosa, perché un tempo, ricordiamo, le vene varicose venivano operate attraverso una tecnica chirurgica che era lo stripping oppure lo shiva. Questa tecnica è ormai superata e lo si fa in ambulatorio attraverso la scleroterapia mus ecoguidata. La scleroterapia mus ecoguidata ci consente di agire senza tagli, senza anestesia, senza ricovero ospedaliero.
Questa schiuma che si prepara al momento viene iniettata all'interno della vena e all'interno della vena provoca una flebite chimica che chiuderà nel giro di qualche mese la branca varicosa accessoria, che può portare solamente un ulteriore danno alle nostre gambe, con la formazione di trombi, con la formazione di ulcere, con la formazione di telangiectasia. È una tecnica innovativa che è sicura e che la si pratica in Calabria ormai da diverso tempo su diversi pazienti, con un ottimo risultato estetico, ma soprattutto funzionale per quanto riguarda le branche varicose. E allora Cataldo, è sempre domenica, inauguriamo una nuova rubrica. Beh, una rubrica raffinata, direi. Eh beh, direi di sì, anche perché abbiamo una bella ospite che ci darà qualche consiglio sul bon ton, sul galateo. La nostra Annette, benvenuta. Allora, protagonista di questa rubrica che poi porteremo insomma in ogni puntata. Ciao, ciao Annette. E inauguriamo questo spazio partendo da come si impiatta, come si fa una bella tavola da brava padrona di casa. Una tavola è sofisticata e abbastanza elegante. Questa tavola è stile francese perché abbiamo diversi tipi, diverse forme di organizzare un tavolo, però la francese è ancora più elegante e sofisticata. Qui per organizzare un tavolo iniziamo dalle piatte. Per organizzare i piatti prima inseriamo questo piatto che si chiama supplé. Ah, quello più largo? Più largo. Quindi okay. La base, la base con questo tipo di piatto. Il supplé non si può mangiare nel supplé perché è una grande offensa al galateo. Ah sì, è un piatto decorativo e basta? È decorativo e basta. Quindi è rimane sul tavolo così, base. Senza... Ok, senza. Che quindi può essere anche colorato, può essere anche di contrasto. Di vetro, può essere di porcellana, e eccetera. Ok, è solamente di abbellimento. Esatto. Non si mangia in questo piatto, attenzione. No, poi non si mangia. Poi noi inseriamo il piatto principale. Nel piatto principale è quello in cui noi serviamo il menù principale, quindi le carni bianche, le carni rosse e tutto quello. Ok, okay. E poi? Per l'antipasto noi abbiamo due scelte. Abbiamo questo qua che è per il cibo più caldo, quindi le zuppe o qualsiasi altro cibo caldo. Okay. Oppure? Oppure questo che è servito per le insalate. Okay. Ok, naturalmente stiamo parlando di menù internazionali perché da noi in realtà quel piatto si utilizza uh-huh. per il primo, esatto. per il piatto di pasta, insomma. Okay. Sì. Ecco. E quindi insomma anche in Italia più o meno si segue questa idea? Sì. Poi? Poi noi abbiamo qua le posate. Abbiamo una differenza tra le posate di carne e le posate di pesce. Questa qua... Sì, prendila così la facciamo vedere. Questa qua è di pesce. Quando vediamo una piccola entrata dobbiamo distinguere. E sappiamo dal momento in cui noi ci sediamo che andremo a mangiare un pesce. Eccetera. Quindi le forchette, l'uso delle posate, come si prendono? Cioè da dove si allora, parte? Allora... Noi sempre partiamo, la regola base è dall'esterno verso l'interno. Ok. Quindi prima questo? Prima, quando ci sediamo, iniziamo dall'esterno. Okay. Senti, ma prima mi dicevi, a telecamere spente, che quando si devono mettere le posate, a destra si mette sempre il femminile, okay, a sinistra sì. il maschile. Esatto. Cioè, praticamente le forchette sono maschili? E i coltelli in femminili? Regola base, nel galateo e nella maggior parte delle lingue internazionali, il coltello è sempre femminile, la forchetta è sempre maschile. Però noi in Italia siamo al contrario. C'è un'inversione di tendenza. Non è che siamo proprio da galateo. Forchetta al maschile e coltello al femminile. Il tovagliol anche è maschile, per questo si trova nel lato sinistro. Ah, nel lato quindi sinistro, anche sinistro, il tovagliolo tutto al maschile. È maschile, ok. Ecco. Invece i bicchieri? Invece, solo un attimo, questo qua è un coltello che è utilizzato anche per il pesce perché abbiamo questa entrata, piccola entrata. Sì, quindi poi la lama è anche piatta, insomma, non è un coltello affilato. Esatto, e qua troviamo quello dei dessert. Ok, le posate da dessert, la forchettina semplice. E il cucchiaino. Esatto. Ecco, come si posizionano uno verso l'altro? Allora, sempre qua di sopra al piatto. Sì. Poi abbiamo anche cioè il verso, scusami, della forchetta deve essere in questo allora, modo? Allora, la sì. forchetta... Ah, deve seguire lo stesso verso... E quindi
facciamo semplicemente okay. così. Deve seguire quel verso. Stessa cosa il cucchiaio. Il cucchiaio segue normalmente dei si coltelli. Trova così. Perfetto. E poi okay. mettiamo qua. Il cucchiaio è pure femminile? È sempre femminile. Ah, vedi, ok. Allora andiamo ai bicchieri. Allora, per quanto riguarda i bicchieri, noi abbiamo qua sempre il primo riguarda all'acqua. Sì. Quindi abbiamo l'acqua, abbiamo il vino rosso, abbiamo anche il vino bianco e poi magari possiamo mettere questo che è dei spumanti o champagne. La flute, diciamo. La flute, sì. Ok, quindi insomma in realtà in un menù da cerimonia importante si prevede anche il bicchiere del rosso e del bianco. Esatto. Ecco. Senti, perché ma queste... normalmente sì. il vino rosso si mangia con le carni rosse. Ok. E il vino bianco si mangia con le carni bianche. O col pesce. O col pesce. Ecco. E questa è la regola. Quindi esatto. questo è un impiantamento, dicevi, alla francese, alla che è quello francese, più istituzionale, che, dove si esatto, dove che si è quello che si svolgono più nei grandi eventi, quindi dagli ambasciatori, delle grandi personalità e anche se noi vogliamo fare una cerimonia più sofisticata. Ok, quindi praticamente la regina d'Inghilterra a Buckingham Palace quando fa una cena impiatta così. Esattamente così, però con un'altra regola per quanto riguarda i garçon. Ah, sì? Quindi abbiamo tre diversi tipi di tavola. Abbiamo la francese, abbiamo la americana e la inglese. Oh, ma poi ce ne racconterai? Sì, le prossime? Forse. Ah, che bello! Ok. Grazie alla nostra Annette, insomma, grazie ci ha dato qualche grazie piccola indicazione. Adesso ti lasciamo sola. Però. Assolutamente, perché io adesso dal bon ton, dal galateo, passo passi a farmi i capelli. Ti lascio con Annette. Che secondo Annette te, secondo me non è un problema. Assolutamente, ecco. No. E ce ne andiamo a parlare appunto di Hair Stylist. Hey. Benvenuta, la nostra mena tutta riccia. Hai visto questa nuova rubrica? Bella, molto ecco, interessante. Insomma, siamo partiti con l'impiattamento alla francese. Sì, insomma, impariamo anche noi qualcosa di nuovo, qualcosa, almeno per quanto non lo sapevo che insomma quella l'eleganza poi sì, ufficiale. Allora, raccontaci un po' invece questo, in questa rubrica. Allora, noi oggi sempre ricce? Anche stavolta? Sì, mosse. Mosse. Anche se non ha... diciamo una colleganza con il prodotto che vi presentiamo e quello che abbiamo proposto tante volte. Oggi vi facciamo vedere come si applica in poche parole. Ok. Quindi la sciuma ristrutturante, quindi un ristrutturante per capelli. Noi abbiamo qua dei capelli molto lunghi, i capelli molto lunghi ovviamente sono più tendenti allo sfibrarsi, al rovinarsi. Sciuma si applica su capelli bagnati, quindi ovviamente Noemi ha lavato i capelli prima, ora sono asciutti, li bagniamo un po' giusto per farvi vedere come si utilizza. Quindi si passa questa schiuma sempre sul capello umido? Sul capello umido, sul capello appena bagnato, tamponato un po' con l'asciugamani. Prima di pettinarli ovviamente passiamo due noci, poi dipende dalla lunghezza del capello, perché Noemi ha dei capelli molto lunghi quindi magari ne servirà un po' di più, per capelli più corti ne basta un po' di meno, però come potete vedere è veramente semplicissimo, si lascia assorbire solo sulla lunghezza e sulle punte dei capelli, passiamo allo spazzolarli, come vedete la spazzola li prende da sola, sì. Vedete, perché aiuta moltissimo nel districarli e nel sciogliere i nodi. Quindi questa schiuma serve a districare e a sciogliere? A sciogliere, ma poi va a ristrutturare il capello. Siccome io l'ho applicata solo sulla lunghezza e sulle punte, con la spazzola do modo al prodotto di aderire bene su tutta la lunghezza del capello, perché io spazzolo ovviamente dalla radice. Quindi quello che è in più sulle punte mi viene passato anche poi sulla radice. Ma crea anche volume questa schiuma? Sì, cioè, nel momento in cui asciughiamo nel momento in cui asciughiamo non è uno styling, quindi non serve a dare forma al capello, serve a ristrutturarlo, quindi a dargli forza, okay. Lo va a nutrire. Ah, bene, quindi insomma in realtà è una schiuma ristrutturante, normalmente le schiume servono invece al contrario. Esattamente, no? Ecco, questo è un ristrutturante sotto forma di schiuma, quindi quando abbiamo dei capelli rovinati e vogliamo passare a ristrutturarli, a nutrirli, a renderli più forti per quando abbiamo capelli sottili, rovinati da schiariture, rovinati da permanenti, rovinati in generale,
applicando Shuma in questo modo, così come vi ho dimostrato, andrete a notare dei miglioramenti che sono già... Tra l'altro è un prodotto che non si sciacqua perché no, rimane... No, non si sciacqua dopo averli spazzolati, così come vi ho fatto vedere, passate all'asciugatura per come più vi piace, quindi potete stirarli, potete passare il diffusore in caso di capelli quindi ricci. Li protegge anche dall'asciugatura? Sì, assolutamente. Grazie alla nostra Mena. Grazie a te, Raffaele. A parlarci un po' di hairstyle sì, domenica prossima, senz'altro. Okay. Allora, adesso invece spazio alla musica con la nostra band. Domenica ti porterò sul mare, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo, faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi amore mio come mi piace partire mentre Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgersi che è bella prima che cominci a correre ad urlare. Ma che domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore. Amore mio, che fame spaventosa deve essere quest'aria innaturale. È bello parlar d'amore fra un fritto e un'insalata, ma dirti che fortuna averti incontrata. Ma che domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore. Ed ora un po' di pubblicità e poi torniamo con È sempre domenica. In collaborazione con... Vive solo di realtà, vicino a te, voglio vivere così, con la sola impronte, e felice canto, canto per te. Affidato, orafo. Aroma pieno, intenso, esclusivo. Gusto gradevole, inconfondibile, inebriante. Piacere quotidiano unico. La colonna sonora che dolcemente accompagna la tua giornata. Un patrimonio d'esperienza, passione e conoscenza per la certezza della qualità. Non rinunciarci. Scegli l'eccellenza. Scegli Cosenza Caffè. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Cari amici, bentornati a È sempre domenica. Io invito al mio fianco il dottor Bonaventura Lazzaro, che è oncologo e responsabile dell'unità operativa di cure palliative dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Dottore, che cosa sono le cure palliative e qual è l'obiettivo che si prefiggono? Le cure palliative sono quell'insieme di cure, di pratiche assistenziali di cui hanno bisogno pazienti di varie patologie che finiscono l'iter specialistico. Faccio un esempio per quanto mi riguarda e mi interesso di cure palliative al paziente oncologico. I pazienti oncologici che hanno bisogno di questi trattamenti sono quelli che finiscono i trattamenti con chemioterapia, con radioterapia, diciamo i trattamenti specialistici, e che tradizionalmente perdevano un punto di vista, un punto di riferimento, diciamo, di tipo medico. E le cure palliative vanno a riempire questo vuoto. Che comunque rispettano la vita. Rispettano la vita, e la vita non coincide necessariamente con la salute e con il benessere, ma anche, e forse soprattutto, con quelle fasi un po' più tormentate che seguono i trattamenti o l'insorgenza di malattie importanti. Nel 2010 il nostro Parlamento ha colmato un vuoto legislativo, finalmente è riuscito a legiferare in merito alle cure palliative e ha introdotto nel nostro sistema la legge numero 30, appunto, del 2010. Che cosa è successo da quel momento in poi? È successo subito prima, è successo che un Parlamento che era particolarmente litigioso per varie vicissitudini per una volta si è messo d'accordo per approvare all'unanimità una legge di cui c'era bisogno, per quello che ho appena detto. Ha istituito questa legge, sostanzialmente istituisce e impone la presenza di unità di cure palliative e di terapia del dolore in ogni luogo di cura, sia in ospedale, sia in ogni casa di cura, sia sul territorio. Però la Calabria si era già distinta da questo punto di vista. E si era distinta perché la nostra unità di cure palliative, insomma, contrariamente a quello che si vuole, una prassi di ritardi dalle nostre parti, per una volta aveva anticipato la legge, infatti è nata nel 2008. E se si immagina qual è l'iter burocratico per arrivare all'apertura di una struttura come la nostra, significa che già due o tre anni prima avevamo cominciato quest'iter. E qui devo dire c'è stato un pizzico anche di fortuna, perché nata nel 2008, nel 2009 sarebbe nato quel piano di rientro che forse ci avrebbe impedito, perlomeno ostacolato in questa cosa. E quindi oggi siamo al decennio della nostra vita. Come è strutturato il vostro reparto? Il nostro reparto è nato in un modo che non è più quello attuale, è nato con due posti letto di degenza ordinaria, due posti letto di day hospital, poi proprio per quello che ho detto, per le vicende dal punto di vista amministrativo sanitario che hanno visto il piano di rientro, siamo stati decurtati dalla degenza ordinaria, manteniamo due posti letto di degenza in day hospital e abbiamo una vasta attività ambulatoriale, ma la funzione all'interno di una struttura ospedaliera come la nostra sarebbe anche di supporto a tutti gli altri reparti nei quali spesso si trovano pazienti oncologici. È difficile la gestione del paziente? Difficile non è una parola che mi piace, è complessa, è molto, molto articolata, anche perché le patologie oncologiche non interessano classicamente solo un distretto, ma possono avere le forme e le manifestazioni più diverse. Sicuramente è importante articolare questo tipo di assistenza e soprattutto articolarla nei vari setting in cui il paziente si viene a trovare nella sua complessa storia clinica, cioè dal momento della diagnosi al momento della cura e al momento successivo a quello delle cure specialistiche. E sul territorio è importante, perché quello è un altro punto di snodo importante, perché le terapie palliative, non interessando più terapie molto specialistiche, in definitiva non sono estremamente costose dal punto di vista anche farmacologico, e quindi trattare questi pazienti in istituti specialistici sarebbe oneroso per il sistema sanitario. Allora l'obiettivo è quello di deospedalizzare, e deospedalizzare vuol dire sia in strutture residenziali più adeguate al trattamento di questi pazienti, ma anche e soprattutto trattarli quanto è possibile a casa propria. E per fare questo sicuramente non è difficile, ma è complicato. Esiste questa rete in Calabria? Questa rete esiste in Calabria e diciamo che, nonostante la complessità di cui sto parlando, sta in qualche modo cercando e trovando in parte una sua strada. E ci sono delle strutture che lei può menzionare? Ci sono delle strutture, la Calabria classicamente era molto indietro per quanto riguarda la,
la presenza di strutture residenziali, tipo l'hospice. Adesso, di recente, sono state aperte le strutture residenziali per questi pazienti, anche a Catanzaro ce n'è una in città, il centro San Vitaliano, c'è il centro a Sant'Andrea dello Ionio, sono nate insieme, diciamo per noi sono nate come strutture gemellate in qualche modo e coprono una vasta parte del territorio. Ma voglio insistere sul fatto che quando è possibile è necessario trattare questi pazienti quanto più possibile a casa propria, quindi anche con un'assistenza con un'organizzazione che prevede un'assistenza domiciliare, che è laddove le famiglie sono strutturalmente capaci di accogliere un paziente. E la disciplina nazionale legata al sistema sanitario nazionale lo permette ovviamente? Lo impone la disciplina nazionale, perché quella è regolata proprio da quella legge 30 di cui parlavamo prima. E naturalmente ci sono regioni più virtuose e regioni meno virtuose, come in altri ambiti anche in questo, e di conseguenza da questo punto di vista dobbiamo un po' affinare le nostre armi, ma l'obiettivo è poter dare un'assistenza a questi pazienti in tutta la fase della loro malattia, anche perché le cure palliative possono entrare in ballo anche prima della fase che viene considerata terminale, cioè in quella fase in cui, oltre ai sintomi della malattia, si associano dei sintomi legati alla tossicità da terapia, che noi conosciamo bene. Quindi siamo migliorare in grado di quella fase molto delicata della vita del paziente. Migliorare la qualità della vita è una frase che oggi si impone e si deve imporre la pratica. Grazie, dottor Lazzaro. Noi passiamo la parola alla nostra band, che ci dedicherà un brano del grande Paolo Conte. Via con me, prego. Più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. You're like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, I got chips, chips. Do-do-do-do-do. 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 Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. You're like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you and my chips, chips. Grazie alla nostra band, adesso siamo alla rubrica dello sport. È un piacere avere con noi il campione mondiale di tuffi, Giovanni Tocci. Benvenuto! Hey. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao! Insomma, in queste puntate ti abbiamo veramente inseguito, ce l'abbiamo fatta da averti in studio, guarda, siamo molto contenti, anche perché grazie. Sei impegnatissimo. Eh sì, è vero, però è vero. Insomma, ti abbiamo seguito, insomma, nelle tue avventure, no? Durante il campionato mondiale, insomma, hai conquistato un bronzo e adesso, insomma, continuano i tuoi impegni, vero? Sì, assolutamente, anzi, il bronzo, diciamo che è un punto di partenza. È stata sicuramente una delle gare più belle che io abbia mai fatto, un'esperienza fantastica che ovviamente ti dà lo stimolo per continuare ad andare avanti, ad allenarti sempre più forte, per cercare in un certo senso di
rivivere quei piccoli momenti. Senti, io leggendo un po' la tua biografia, insomma, ho scoperto che tu da piccolissimo hai iniziato, sì, no? Sì, sì. Proprio questa disciplina, quella dei tuffi, che insomma sei partito con la piscina, insomma, con il nuoto, esatto. E poi sei a 8 anni hai cominciato questa avventura. Raccontaci un po' come ti ci sei avvicinato, insomma, e anche un po' questa disciplina che è piuttosto, insomma, impegnativa, insolita, no? Ecco, insolita. E io diciamo che ho iniziato in piscina a 4 anni perché i miei genitori volevano che imparassi a nuotare e da lì a 6 anni ho deciso di cambiare, un po' per curiosità in realtà, soprattutto per curiosità, quindi ho chiesto all'istruttore Gaetano Aceti di fare una sorta di provino, una sorta di prova per i tuffi, e poi da lì è nata un po' tutta quella che era la passione. È stata dura perché in realtà era uno sport che non si praticava per nulla a Cosenza, però poi pian piano siamo riusciti ad avere anche noi i nostri risultati. Adesso abbiamo una gran bella società, una gran bella realtà, e speriamo di continuare a dare risultati. Beh, tu sei, adesso sei nel Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, vero? Esatto. Continui, sì, a studiare, sì, sì, sì. Sei uno studente di lingue, vero? Esatto, sì, studio, ecco. Qui all'Università Lunical. Senti, i tuffi, dicevi, è una disciplina che qui a Cosenza non si praticava, anche se c'è una bella cultura sul nuoto, no? Qui a Cosenza, sì, da tanto, sì, sì, tempo, sì, sì. Poi anche, insomma, una bella squadra di pallanuoto. Esatto. E i tuffi però sono, insomma, sono una disciplina piuttosto difficile, che crea anche un po' di timore, forse. Sì, sì, ma soprattutto perché purtroppo mancano un po' quelle che sono le strutture. Esatto. Forse a Cosenza, in Calabria abbiamo la struttura migliore. È l'unica a Campagnano. Sì, è l'unica che offre appunto lo sport, praticare lo sport dei tuffi. E quindi ci siamo riusciti con poco. E da un altro punto di vista, comunque, c'è il nuoto, sì, una bella squadra di nuoto, la pallanuoto femminile che è nella serie maggiore, la pallanuoto maschile, quindi a livello agonistico la società è forte, però comunque bisogna sempre impegnarsi, è un po' di più rispetto agli altri, diciamo così. Nella disciplina dei tuffi naturalmente c'è un aspetto acrobatico, poi, sì, no? Ecco, sì. È quello che poi ci fa incollare davanti alla televisione a seguirvi, no? Poi esatto. Tu hai incollato veramente tutta Cosenza, tutta la Calabria, no? Durante questo campionato del mondo a Budapest. Questo aspetto è, sì, sicuramente quello più, diciamo, appariscente. Sì, diciamo che è una preparazione che inizia proprio dalle basi, dalla palestra. Noi prepariamo il tuffo a bordo vasca, lo prepariamo con verticali, capriole, poi abbiamo delle palestre, una palestra a Roma è la più utilizzata da noi tuffatori, perché comunque permette di provare tuffi nuovi entrando in una sorta di buca con delle spugne. Ah, ecco. Esatto, e quindi questa è aperta da pochissimo, sono 4-5 anni, e con quello diciamo che riusciamo a provare dei tuffi da poter, senti, fare in gara. Cosa pensi prima di saltare dal trampolino? Questa è una domanda che credo ti abbiano fatto più volte, sì, no? Perché è un momento di grandissima concentrazione. Sì, è difficile rispondere perché comunque le idee per la testa sono tantissime. C'è l'adrenalina, c'è la tensione, la paura. Però diciamo che quello a cui si deve pensare maggiormente è il particolare, nel senso focalizzarsi su quelle che sono le cose giuste da fare per poter fare al meglio il tuffo. E quando ti accorgi che hai fatto il tuffo perfetto? In entrata in acqua. Ci si accorge immediatamente di aver fatto un buon tuffo o un brutto tuffo. Senti, il bravo sportivo, diciamo, il bravo atleta di tuffi, quali sono secondo te gli ingredienti per essere un atleta, o comunque anche un consiglio che vuoi dare a chi si vuole, sì, avvicinare, ai giovani che vogliono avvicinarsi? Non solo i tuffi, diciamo che secondo me è un po' lo sport in generale, sicuramente la costanza, l'impegno e il sacrificio che viene comunque sempre ripagato. È un sacrificio che va fatto durante gli allenamenti e che poi viene ripagato con dei piccoli attimi che però ti porterai per Senti, tutta la vita. Dopo questi grandi traguardi che hai avuto qui a Cosenza, si è avvicinata molta gente a questa disciplina, sì. Hanno scoperto questa disciplina, sì, grazie per a te. Per fortuna sì, non solo grazie a me, diciamo che ai mondiali c'è stata anche un'altra medaglia di Alessandro De Rose, un ragazzo di Cosenza, dai tuffi dalle grandi altezze, da 27 metri.
E quindi grazie a questi risultati diciamo che abbiamo un po' più di notorietà, però cerchiamo di fare sempre meglio. Senti, giovanissimo, hai 23 anni, quali sono i prossimi traguardi? So che sei impegnato nei campionati europei assoluti, esatto, vero? Sì. E campionati Coppa del Mondo in Cina. Esatto, sì. Quindi... ci sarà Coppa del Mondo in Cina a giugno e poi fine luglio invece campionati europei a Glasgow, sono le competizioni più importanti prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ah, quindi alle Olimpiadi insomma stiamo già guardando, incrociamo le dita. Poi noi di insomma ti seguiremo anni, insomma dalla televisione, faremo il tifo per te. Grazie a Giovanni Grazie Tocci mille. Per averci insomma sei venuto qui, insomma ti abbiamo inseguito in queste puntate, siamo riusciti ad averti, grazie ancora. Grazie a voi. E a questo punto invece cambiamo completamente argomento, parliamo di dermopigmentazione, c'è la nostra Paola Ambrogio e il nostro contributo appunto sulla bellezza. Buon pomeriggio, oggi parliamo di dermopigmentazione paramedicale. Di che cosa si tratta? La dermopigmentazione paramedicale si occupa di ricostruire le areole mammarie nei casi di mastectomie, di coperture di cicatrici post intervento chirurgico, che sia di natura estetica che purtroppo di natura medica, coperture di microvarici e tricopigmentazione. Allora, nei primi casi, cioè delle ricostruzioni delle areole nei casi di mastectomia, ovviamente si tratta di trattamenti piuttosto particolari, un po' invasivi, che si fanno in collaborazione con i chirurghi sia estetici che chirurghi medici, quali senologi, quali medici in generale. Mentre invece per quanto riguarda la tricopigmentazione, si tratta di andare a dare un effetto rasato al cuoio capelluto lì dove appunto i capelli non ci sono più, nei casi in cui appunto abbiamo dei soggetti maschili. Per quanto invece riguarda le donne, quindi nei casi di alopecia, che sia universale o che sia areata, si va a colorare sempre il cuoio capelluto per dare un effetto di riempimento fondamentalmente. Quindi si fa o l'effetto rasato o eventualmente si va a coprire proprio con del colore su tutto il cuoio capelluto. Quindi si va a fare una sfumatura di colore per andare appunto a colorare la zona che purtroppo si è schiarita per via appunto dell'alopecia. Invece per quanto riguarda le microvarici, si tratta di una semplice copertura colorcale di quelle venuzze molto antiestetiche che si formano fondamentalmente sulle gambe. Fino ad ora c'erano trattamenti solo medici, adesso invece si riesce a intervenire anche con la dermopigmentazione. Allora, siamo rientrati in studio, Cataldo, è il momento che ci piace. Che a noi piace di più. Particolarmente. Sì, sì, beh, sì, anche perché di domenica non puoi che mangiare. Non pensare bene al cibo. Ma poi con lui non possiamo lui che mangiare che bene. È il nostro tornato. Giovan Battista Bombini. Andiamo dal nostro Eccolo chef. Eccolo qui. Ciao. Possiamo chiamare Giugio? Bello. È più corto. È più dobbiamo allora. Ecco. Ciao. Allora, sei tornato a trovarci e ci hai portato insomma, un piatto un po' più orientaleggiante, possiamo dire così. Ma ripropongo quello stile che è anche piccante. Quei due piatti che abbiamo proposto l'altra volta. L'altra volta. Sì, 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 siamo sulla stessa scia quasi. Ho fatto un piccolo carpaccio di baccalà che viene marinato con del bergamotto e dell'olio extravergine e ci ho abbinato due salsette, una colatura di peperoncino e una crema di amarelli. Una polvere... colatura di peperoncino, fammi capire, cosa vuol dire? Sarebbe una... faccio bollire con delle spezie il peperoncino, poi lo faccio raffreddare, lo frullo, lo filtro e... quello che mi esce dalla filtratura viene chiamata colatura. Che poi è molto piccante, quindi va dosato molto bene. È molto piccante. Qualche dritta ai nostri telespettatori, come si può associare, insomma, solo la colatura o per il tipo di piatto? No, la colatura mi interessava. La colatura la uso qua perché è dolce, mi è no, dolce il baccalà. Sì, sì. Può dire, è un segreto. No, si può dire, la si trova dappertutto ormai. Perché so che gli chef sono piuttosto gelosi. Tutto ormai, non c'è bisogno. No, torno a ripetere, faccio bollire il peperoncino giusto con un po' di panna liquida e un po' di Facciamo acqua. Facciamo vedere un attimo, se riusciamo. Eccolo qua.
Quindi è proprio un peperoncino con altri diciamo, sì, metto un po' di panna, faccio cuocere, porto l'ebollizione, un po' di zucchero, un po' di sale e due o tre spezie che ovviamente non ti dirò. Frullato. Poi viene frullato. Non lo dice. Io infatti avevo tentato. Due o tre cose non te le posso dire. Idem faccio una riduzione di polvere di amarelli che... Di polvere di liquirizia amarelli, sì. La faccio sciogliere con un po' di acqua e un po' di... Questa la faccio sciogliere con un po' di colatura di burrata del pollino. Metto un paio di cucchiai di siero della burrata per addolcirla un po', perché mi risulterebbe troppo amaro. E quindi la liquirizia con il pesce è una buona associazione. Sì. Sul baccalà penso di sì. Poi comunque uso delle spezie. Una triade perfetta, direi. È un bel connubio, è tutto calabrese. Questo è tutto calabrese. Il baccalà è un pesce per eccellenza. È un pesce che si mangia a Cosenza, fritto. Io lo propongo anche fritto, in umido, poi nel mio menù. Come antipasto lo propongo con questo carpaccio. C'è il bergamotto, ovviamente nostro calabrese. Faccio del. Però hai fatto un impiantamento orientale. Cioè c'è un'associazione mentale tra l'Oriente e la Calabria? Penso proprio di no. È un semplice carpaccio, non ha nulla di orientale. Però hai fatto gli orientali avrebbero messo altre cose, quindi delle vinegre particolari, avrebbero usato degli aceti particolari o salse di soia. Invece mi sono limitato a mantenermi. La fotografia però te la ricorda, vabbè. Potrebbe sembrare una crudité orientale, ma è un semplice carpaccio nostro. Una contaminazione orientale. Mi sono avvicinato leggermente. Sei stato leggero questa volta? Leggero come nel piccantezza? Senso che è dietetica questa. È dietetica. Mi sono tenuto un po' stretto per questo piatto. Ma questo è un piatto che tu a una donna faresti mangiare a cena? Io te porto sempre lì. Tu batti sempre là. Mi metto in difficoltà da questo punto di vista. Lo faccio solo per questo. Se non si ama non si cucina bene obiettivo. Sicuramente. Quindi va bene, questo si potrebbe fare. Lo consigli agli uomini che devono cucinare per una donna? Sì, ad un uomo innamorato. Vabbè, se non siete innamorati non lo fate non questo lo fate. Piatto. Sì. Va bene. Grazie al nostro Giovanni Battista Bombini. Tornerai a parlare insomma dei tuoi bei piatti qui a È Sempre Domenica. Adesso un po' di pubblicità e poi torniamo, Cataldo. Abbiamo ancora tante cose da dire. È Sempre Domenica. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, siamo ritornati in studio, adesso parliamo di teatro, di ben tre cartelloni, tutti diretti da Andrea Solano. Diamo il benvenuto appunto all'attore, regista e direttore artistico di ben tre cartelloni qui in giro per la provincia di Cosenza. Il cartellone appunto del Cineteatro Metropol di Corigliano, cartellone di Tre Bisacce, no? E poi il cartellone del Cineteatro Odeon di Paola. Condivise, direzioni artistiche condivise, perché comunque a Corigliano sono con il mio socio e amico Pasquale Versente, a Paola, dove teatro nel quale ho cominciato già lo scorso anno al fianco di Alessandro De Cesare, socio e amico, mentre a Tre Bisacce a sostenere la stagione teatrale prevalentemente l'amministrazione comunale dei partner privati. Beh, la cosa interessante è che si sono, diciamo, sono rinati questi teatri, no? Nella provincia di Cosenza. Questa è una cosa molto bella, che nella provincia insomma, si faccia teatro, tra l'altro anche con dei cartelloni di alta qualità. Sì, diciamo una scommessa vinta grazie al supporto anche di tecnici che supportano la mia attività, i privati che contribuiscono e soprattutto il pubblico, senza il quale non avrebbe senso fare stagione teatrale. Quindi investire in cultura e in intrattenimento, come i cartelloni dimostrano. Senti, volendo fare un po' una carrellata su i titoli di questi e i volti di questi di queste rassegne, insomma, ci sono nomi importanti, soprattutto del teatro napoletano, che poi è un po' il teatro che ci è più vicino, no, culturalmente, che
piace molto al pubblico calabrese. Sì, in risposta più che altro alle esigenze del pubblico. Io negli anni ho sondato quelli che sono i gusti e sfortunatamente dovendo fare sempre più che altro il pienone in questi teatri, ma come è giusto che sia, perché è un luogo di incontro, di socializzazione, oltre che di divertimento, spesso come capita, o comunque attraverso il teatro civile, comunque di formazione di coscienza, è importante intercettare i gusti e soddisfarli. E quindi nel corso del tempo ho capito che attori come Carlo Buccirosso, che è il prossimo spettacolo che ospiteremo a Corigliano, così come Lello Arena a Trebisacce, a Paola, Biagio Izzo, che poi è amatissimo, sì, Rossia Munoz Morales, oltretutto questa novità del panorama teatrale nazionale, questa bellissima interprete. Poi avete avuto Serena Autieri, che con la quale abbiamo sbancato, Maurizio Casagrande, anche lui all'altezza della sua fama. Io l'ho sempre apprezzato come interprete televisivo e cinematografico, a teatro diciamo che ha convinto straordinariamente. Senti, in particolare mi vorrei soffermare sul Teatro Gatto di Trebisacce, perché lì veramente è stata una bella scommessa, riaprire sì. Questo teatro, diciamo, è un cineteatro, nasce come cinema, però insomma a Trebisacce questo è un piccolo cameo, no? È una bomboniera. Diciamo che mancava lì il teatro da un po', era richiesto, e l'amministrazione comunale, il sindaco Mundo, ha avuto questo intuito, la voglia e il desiderio di riportare il teatro, e lo abbiamo fatto riportando grande teatro a Trebisacce, la famiglia Gatto, proprietaria di questo storico cinema-teatro, poi rimodernato nel corso degli anni. E la risposta del pubblico è stata interessante, importante, e soprattutto attorno a questa stagione siamo riusciti a costruire qualcosa di bello, scrivere una pagina importante per questa terra meravigliosa. Questo dimostra che invece bisogna aprire i teatri, che in realtà i teatri non sottraggono pubblico l'uno all'altro, ma invece si moltiplica poi, perché in realtà si crea veramente un'educazione alla visione, no? Assolutamente. Poi siamo riusciti con tre stagioni differenti a non far accavallare né artisti né soprattutto date. E spesso è capitato già dall'inizio che pubblico si sia spostato di teatro in teatro per vedere qui e lì qualche spettacolo, quindi mette anche in moto quelle che sono le passioni del pubblico, quella di raggiungere il teatro, il luogo dove si fa lo spettacolo specifico che più può interessare. Quindi per me è stato anche giocare da questo punto di vista, mettere all'interno come un puzzle i pezzi un po' qui e un po' lì, e fare in modo che il pubblico sicuramente seguisse. il fil rouge è il teatro brillante, la commedia brillante, vero? Sì, ecco. Sì, questo è il marcatore identitario di queste tre stagioni, senza però dimenticare, appunto, con Ettore Bassi abbiamo trattato il tema della legalità coinvolgendo anche le scuole, la musica con Serena Autieri, Maurizio Casagrande, ma poi la comicità di Uccio De Santis, che arriverà a chiudere l'aspetto più teatrale a Corigliano, Carlo Buccirosso con questo nuovo allestimento. Diciamo che abbiamo messo tanta carne a cuocere, senza dimenticare poi il prossimo appuntamento a Trebisacce. Sì, lo ricordiamo. Queste pazze donne, Trebisacce e Paola, queste pazze donne con Paola Quattrini, Vanessa Gravina ed Emanuela Grimaldi, che sono delle grandi interpreti teatrali. Senti, velocemente, siamo in chiusura, sì. Tu sei però anche regista, autore teatrale, qualcosa in cantiere dal punto di vista della produzione? Della produzione, abbiamo un bellissimo lavoro, una pièce insieme al maestro Francesco Perri, col quale ho già collaborato per il primo allestimento di Francesco De Paola. Con lui stiamo lavorando a un lavoro su San Francesco, una roba un pochino più introspettiva, più raffinata, più raccolta, per raccontare e portare ancora la voce di San Francesco, il suo insegnamento, il suo monito, perché il teatro deve essere anche questo, cioè monito per formare quelle coscienze, appunto, che sono sempre alla ricerca di qualcosa di cui nutrirsi, quindi ci proviamo. Grazie ad Andrea Solano. Grazie, insomma, che veramente è un vulcano di idee, direttore artistico del Teatro di Trebisacce, di Paola e del Metropol, naturalmente in condivisione con altri persone meravigliose, ma soprattutto regista e autore teatrale. Insomma, ce ne sono pochi di autori teatrali, bisogna dirlo. Grazie ci ad Andrea proviamo. Solano, lanciamo un bel brano della nostra band. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only ate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make your dream last. But it comes low and it goes so far. You see when you close your eyes, maybe one day you understand why. Everything you touch surely dies. But you only need a light when it's burning low. Only miss the sun when you start to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only ate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. See when you close your eyes, maybe in one day you understand why. Everything you touch surely dies. But you only need a light when it's burning low. Only miss the sun when you start to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only ate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Grazie alla nostra band, adesso abbiamo due ospiti, torniamo a parlare di cinema, qui è sempre domenica, Cataldo, e diamo il benvenuto ad Alfonso Bombini, giornalista, grande amico mio personale. Ciao! Ciao Alfonso, benvenuto. E alla Larissa Volpentessa, che è un'attrice di origini calabresi che ha varcato i nostri confini regionali. Ciao, e poi ci racconterà molto noto della televisione. Ci racconterà, prego, prego Larissa. Ah, va bene, ah, facciamo così. Cambiamo assolutamente. Maschi contro femmine. È una bella lotta. Un film, diciamo, piuttosto famoso degli ultimi anni. Allora, Larissa, parliamo di cinema, ma parliamo soprattutto un po' con lo sguardo femminile, no? del cinema, viste anche le ultime vicende di attualità, insomma, di cronaca, che hanno sconvolto il mondo del cinema italiano, partendo però da Hollywood, perché Weinstein, insomma, ha veramente creato uno scossone a livello mondiale, no? Dagli Oscar si è arrivati a poi a delle vere e proprie, insomma, denunce anche qui in Italia. Tu, da attrice, ti sei espressa qualche tempo fa su quello che è successo? Ho esternato, dopo tante polemiche, insomma, sentite in giro, ho esternato il mio pensiero su un social network e ho scritto, riferendomi più alla questione italiana piuttosto che a quella americana, che io ho iniziato a fare l'attrice a 10 anni, ho interrotto la mia carriera a 25, quindi in 15 anni di carriera io tutte queste proposte indecenti non le ho ricevute. Saranno stati diversi motivi, magari io sono meno bella rispetto a tante mie avvenenti colleghe, però devo essere onesta e sincera. Su questo noi non siamo d'accordo. Meno male che l'hai detto tu, meno male che insomma, esprimetevi voi maschi. Chi mi conosce, Cataldo mi conosce benissimo, ma anche tu Raffaella, sapete bene che io ho pochissimi peli sulla lingua, devo essere onesta e sincera. Ho visto più ragazze che si proponevano e non alle quali venissero fatte delle proposte. Ecco, volendo raccontare un po' quello che succede ai provini, no? Perché poi, insomma, questo un po' interessa. Che cosa succede ai provini? Ma quando i provini sono quelli istituzionali? Beh, io mi ricordo sempre di aver fatto sempre dei provini in ufficio con segretari piuttosto che casting director, eccetera eccetera, dove c'era un appuntamento, io entravo, buongiorno, buonasera, alla parte signorina, procediamo, eccetera eccetera, arrivederci, grazie. Dopo aver studiato ovviamente la parte, esatto. E sicuramente non andando a casa del regista. Io di questi provini a casa, nelle jacuzzi, negli uffici privati, non lo so. Non me ne sono mai capitati, sarò stata sfigata. E soprattutto sfigata. Raffaella, quello che fa... sfigata poi bisogna vedere da che punto di vista. Però quello che fa riflettere è che tante denunce arrivano in maniera tardiva. Certo. Sono arrivate dopo tanti anni. Di questo cosa ne pensi?
Allora, ritorno a dire, mi conosci bene, sai il tipo di carriera che ho fatto e anche il fatto di non essere mai andata ad una sola festa, di non aver voluto mai fare una sola fotografia di fianco a nessuno. Io penso innanzitutto che le situazioni non ti capitano per caso. Siamo persone ormai adulte, arrivate a 20 anni, non siamo più nel 1980, non siamo dove sprovvedute. Si crede ancora alla favoletta, quindi sai cosa fai, dove stai andando, con chi lo stai facendo. Il fatto che arrivi così in ritardo, ora, premesso che io ovviamente sono dalla parte delle donne che denunciano, ma forse un po' prima, non dopo 20 anni. Allora Alfonso, scusami, tu invece da giornalista come hai letto questa vicenda, anche perché dal punto di vista cinematografico sono stati colpiti dei registi che hanno anche una credibilità internazionale, Tornatore è uno di questi. Tornatore e poi Kevin Spacey, abbiamo imparato a conoscere per una serie di film importantissimi di Hollywood che abbiamo amato nell'ultima serie, come sai House of Cards, adesso non ci sarà più lui. Io penso che ha subito veramente dei grossi insomma problemi, perché è stato sostituito anche nell'ultimo film di Ridley Scott, ecco. Proprio il denaro del mondo, quello sul sequestro di Paul Getty. Ecco, che poi tra l'altro adesso è in sala cinematografica, però insomma questo ha creato anche dei problemi alla produzione. No? E c'è anche un pezzo di Calabria in questo film, alcune scene, come sappiamo, sono state girate proprio in Calabria, perché il fatto di cronaca si era avvenuto realmente in Calabria. Io partirei però dalle parole che ha espresso prima Larissa. Noi dobbiamo essere sempre dalla parte delle donne. Però c'è da dire che bisogna sempre modulare i nostri ragionamenti e avere una posizione mediana. È intervenuta anche una delle icone del cinema mondiale, come sappiamo, Catherine Deneuve, la bella di giorno per eccellenza del cinema mondiale, della Nouvelle Vague. Lei ha tracciato questa differenza fra molestie e corteggiamento. Io penso che bisogna muoversi in questo tracciato. Però bisogna sempre rispettare la volontà delle donne, bisogna rispettare tantissimo quelle che hanno deciso di denunciare, anche a distanza di anni. Certo, alcuni casi ci fanno capire che poteva avvenire prima questa denuncia, poteva esserci prima, però è sempre importante che questa linea di demarcazione non debba essere passata. Secondo me questo è un punto fermo. E soprattutto è possibile anche che l'uomo di potere, il grande imprenditore del mondo del cinema, possa tranquillamente corteggiare un'attrice, perché questo può capitare. Ci sono stati anche casi nella storia del cinema di grandi produttori che si sono innamorati di attrici e che magari non hanno necessariamente dovuto molestare la donna. Quindi è giusto quello che dice Alfonso, bisogna tracciare una linea di confine che sia chiara, netta, tra quello che è la molestia e quindi un'azione negativa nei confronti di una donna, col massimo rispetto ovviamente, e poi il corteggiamento, che può essere ovviamente un modo tranquillo per poter amare le donne. Siamo in chiusura, però tu volevi aggiungere solo una cosa. Ha ragione Cataldo, c'è un personaggio in particolare, noi pensiamo per esempio a Ingmar Bergman, che ovviamente rappresenta il cinema per eccellenza. Il confine fra corteggiamento e molestia nella figura di Ingmar Bergman dove sta? È realmente complicato. Io penso che bisogna avere un po' di giudizio. Assolutamente. In questa Larissa, però è difficile, e chiudiamo con un po' la tua riflessione, è difficile però insomma muoversi come donna in un mondo come quello dello spettacolo, no? Perché molto spesso sei fraintesa o comunque devi stare attenta a non confondere la tua estetica, no? Come appari con il tuo talento. Io non sono d'accordo, non è difficile perché tu sei quello che vuoi essere. Io sono stata sempre una, nel mio lavoro, perché poi nella mia vita privata è una cosa differente, ma nel mio lavoro una molto inquadrata, integerrima, anche nei rapporti con gli altri, perché poi andando fuori mi sono trovata 3 mesi solo in Tunisia a 20 anni, e appena compiuti nemmeno, ho girato l'Europa sempre da sola, però tu sei con gli altri, ti percepiscono per come tu ti presenti a loro, quindi non è così difficile. Basta, bisogna sapere cosa si vuole, esatto. Ecco, e poi insomma quello che si ottiene, anche se non arrivi all'Oscar, se ci sei arrivata con le gambe tue senza scorciatoie, sicuramente. E quindi ci si può difendere dalle insidie con una bella personalità come quella di Larissa. Grazie a Larissa Volpentesta. Grazie a voi.
prossimi impegni di Larissa? Non li sveliamo, forse li svelerete voi più in là. Ah, lo diciamo noi? Più in là, bene, allora lo diremo. Grazie. Lo diremo. Grazie, grazie a Larissa Bonzini, giornalista e collega. Allora, a questo punto parliamo invece di qualche consiglio per le giovani spose. Ecco, Liviana Mirarchi da San Giovanni in Fiore ci dà qualche indicazione per le giovani spose pronte al grande sì. Bentornata con noi, Liviana. Bentornato, Cataldo. Grazie a te per l'accoglienza. Allora, parliamo di matrimoni. Matrimonio è il giorno più bello degli sposi, ma anche i genitori vogliono vivere questo giorno in una maniera particolare. Come si comportano soprattutto le mamme? Assolutamente sì, le mamme sono le protagoniste quasi assolute. Dopo la sposa e la testimone sono le figure femminili più in vista. Quando arrivano le mamme, mi piace cominciare sempre la vendita con una locuzione latina. Est modus in rebus. C'è un modo giusto per ogni cosa. Questo perché? Perché fortunatamente adesso abbiamo delle mamme belle, giovani oppure giovanili, palestrate. Ma proprio per questo le spose sono le protagoniste e le mamme devono fare le mamme. Quindi è giusto che prendano un capo giusto per quello che è l'evento in questione. Quindi fosse anche Miss Italia, in quel momento è la mamma della sposa. E quindi tu qual è il primo consiglio che ti senti di dare alle mamme? Intanto l'abito va contestualizzato nella location, nella data e nell'ora dell'evento. Abiti eleganti ma non troppo da protagonista. Per esempio qui ho degli esempi proprio tipici da mamma, il bell'abito in micado con la seta in primè piuttosto che l'organza, tutti tessuti preziosi, vestiti eleganti ma che non mettono troppo in mostra, che siano eleganti, chic. Come diceva la grande Chanel, la moda passa, lo stile resta, quindi noi dobbiamo fare delle mamme raffinate. Eleganti e raffinate. Belle, da protagonista, per quello che è un matrimonio che può essere un castello. Poi nel campo del matrimonio ci sono tante cose da sfatare. Arrivano qua tutte quante preparate col web, signora, né bianco e né nero. Beh, parliamo del bianco e del nero. Quando si parla di bianco, si parla di un bianco assoluto che si avvicina alla sposa. Non che non ci può essere un po' di bianco nel vestito. Oh, oddio, è bianco. Però è preferibile non avere proprio l'abito bianco. No, l'abito bianco no, però che ci sia la stampa bianca al 40% su una stampa, ci sì. Ci può stare. Il nero. Il nero, quando si parla di nero, si parla di un nero luttuoso. Si intende che chi è vestito tutto lo porta il suo dolore in un matrimonio. Quindi lo leva per il matrimonio. Ma no che il nero non è elegante, perché il nero è vestito, è elegante in assoluto. Infatti l'unico abito da sera che esiste da Roma, che è lo smoking, è nero. Quindi è un'altra cosa da sfatare. E invece ai papà che consigli dai? Allora, il papà, soprattutto il papà della sposa, dove c'è tutta una letteratura sul padre della sposa, compresi film, consiglio un bell'abito tre pezzi, blu notte, grigio intrecise, una pochette bianca, una boutonniere, che è un fiore nell'occhiello sinistro dell'abito, che riprende il bouquet della sposa, e poi che si goda questa sua esperienza pazzesca che percorre la navata con sua figlia, che è una cosa che gli rimarrà per sempre nel cuore. E invece al papà dello sposo? Papà dello sposo si adegua a quello che è il papà della sposa, quindi manteniamoci sulla stessa nuance di colore, che sia un blu notte piuttosto che un grigio antracite, la boutonniere come ce l'hanno tutti i maschi della famiglia, la pochette bianca nel taschino, calze lunghe, scarpe eleganti, in vitello spazzolato. Perfetto. Perfetti. Grazie Liviana. Buona grazie giornata a tutti, godetevi la vostra esperienza grazie, d'acquisto. Grazie. E siamo alla rubrica del vino con il nostro enologo Vincenzo Ippolito, benvenuto, oramai ospite fisso della nostra trasmissione, questo è il momento un po' più conviviale, insomma, quindi ci fa piacere. Quello che ami di più. Assolutamente. Ormai si è capito. Ci fermiamo un secondo e assaporiamo un bel vino coltivato in Calabria, però con una scelta particolare. Nella zona dell'Esero. Vero? Nella zona dell'Esero si coltivano anche vitigni internazionali. Come mai questa scelta? Beh, una scelta un po' controcorrente e coraggiosa, visto il periodo
Ma la convinzione è che un territorio vocato come quello appunto della zona di Malvito possa dare degli ottimi risultati e quindi esprimere meglio se stesso non solo sui vitigni autoctoni, come è ovvio che sia, ma anche su vitigni internazionali che avranno delle caratteristiche magari diverse di quelle della zona di produzione, ma non per questo meno importanti e non per questo meno accattivanti per il pubblico che si vuole avvicinare a questo tipo di prodotto. In particolare, quali sono i vitigni internazionali? Internazionali che in questo caso abbiamo il Cabernet e il Merlot, che sono due vitigni, il Merlot sicuramente di origine francese, zona del Bordeaux. Sul Cabernet c'è una lunga diatriba se sia veneto e sia andato in Francia o se sia francese e sia venuto in Italia. Insomma, non si capisce se sia italiano fondamentalmente. C'è qualche dubbio. Bene o male sono passati tutti dall'Italia, perché sono stati poi i soldati romani a portare in Francia, addirittura fino all'Inghilterra, fino alla Germania, in Spagna, vitigni. I vitigni, esattamente. Ecco. Senti, ma diciamo c'è un dibattito sulla scelta di coltivare vitigni autoctoni o internazionali in Calabria, cioè chi difende, diciamo, il vitigno autoctono? C'è differenza? Allora, c'è differenza soprattutto a livello di gusto. È vero che l'autoctono, essendosi sviluppato nei millenni in zona, da sempre o quasi sempre, a meno che uno insomma non è scarso nel lavorarlo, degli ottimi risultati, perché è acclimatato, è nato in questa zona, per cui ad esempio un'annata caldissima come è stata la scorsa estate sicuramente favorisce i vitigni autoctoni, ma se si scelgono bene i vitigni alloctoni, cioè i cosiddetti internazionali o anche nazionali, si sceglie il giusto portinnesto, soprattutto il giusto clima, si possono ottenere ottimi risultati anche con questi vitigni. E qua in Calabria non lo possiamo fare perché, come parlavamo la scorsa puntata, abbiamo proprio una varietà di climi che ci consentono praticamente di fare quello che vogliamo. Senti, tu cosa ci fai assaggiare? Allora, siccome abbiamo parlato di internazionali, il Cabernet, probabilmente a livello mondiale è il vitigno forse più diffuso, più conosciuto e devo molto dire molto amato dagli americani, vero? Dal mercato statunitense, perché è il vitigno principe dei francesi, e i francesi ancora a livello internazionale sono più bravi di noi a vendere. Però un Cabernet coltivato, non a fare il vino, un Cabernet coltivato in Calabria ha una sua caratteristica rispetto sì, normalmente i nostri Cabernet sono meno pirazzinici. Normalmente il Cabernet si riconosce subito perché ha degli odori molto chiari di foglie di peperone, di foglie di melanzana, che danno questi odori molto verdi, invece, che a volte possono anche dar fastidio. In Calabria invece abbiamo più frutta rossa e meno questa frazione pirazzinica di foglia verde, che sì, è una caratteristica, ci vuole, ma quando è eccessiva, dovuta a un eccessivo freddo, non è sicuramente quindi agradevole. Insomma, si riconosce un Cabernet calabrese? Sì, sicuramente sì. Ok, allora grazie al nostro... Salute. Vincenzo Ippolito, il nostro enologo. Insomma, bevete un Cabernet calabrese perché insomma è un vino assolutamente particolare che si riconosce, e noi continuiamo con la nostra trasmissione assaporando un altro po' di vino rosso. Raffaella, raggiungimi perché è arrivato il momento di parlare di bellezza, ma la bellezza vera, ma quella proprio in carne ed ossa, ma quella proprio doc, quella che c'è tutte le puntate. Linda Suriano, benvenuta. Allora, ben trovata Linda, come stai? Bene, grazie. Carli Fernandesi, e poi abbiamo una Miss Calabria 2015, Bina Forcinini. Eccola qua, ciao. Bellissima come sempre, ciao Bina. Allora, ci accomodiamo. Siamo stati bravi e ordinati questa volta nell'accomodarci. Eccoci con la nostra... Qua. Allora, sei venuta con la Miss storica, da cui è tutto per Cataldo, partito. Ovviamente. Certo, no, perché Lina mi deve aiutare a cercare la fidanzata. No, Lina ha tante amiche. Sì, no, perché Bina è fidanzata. Salutiamo il fidanzato di Bina. Che se no si preoccupa. Però visto che Bina ha tante amiche, allora... Sì, ma guarda, io poi con l'agenzia, con Miss Italia in particolar modo, sai che ogni volta porto delle belle ragazze, quindi perché c'è sempre l'hashtag, noi lo ricordiamo, Cataldo cerca moglie. Quindi Raffaella, tu devi coordinare questo lavoro. No, ma io sto coordinando, infatti vedi che sto facendo proprio tipo vigile urbano. Io mi fido. Chi entra e chi esce. Io mi fido ciecamente del giudizio di Assolutamente. Raffaella Salamina. Poi ti dirò. Quindi, hai qualche idea? No, vabbè. Più o meno, però
Stai riflettendo. Dobbiamo vedere il soggetto prima. Dobbiamo conoscere bene il soggetto, analizzare. No, perché lei ha metodo, perché siccome è una personal trainer, la nostra Pina Porcini li sta studiando, insomma, per diventare personal trainer. Posso quindi, dirlo insomma, che mi laureo finalmente. Quindi adesso praticamente. Brava, brava. Però vedi, noi portiamo avanti il discorso che oltre ad essere belle sono ragazze comunque intelligenti, preparate, ragazze che studiano, perché sai benissimo che noi siamo contro a chi comunque ritiene che le ragazze sono solo belle, quindi il classico soprammobile, quando invece noi anche durante le selezioni di Miss Italia diamo loro l'opportunità di farsi conoscere, quindi comunque sono ragazze che sono ragazze preparate, ragazze che appunto non fanno solo della bellezza un loro biglietto da visita, però sono ragazze che poi oltre all'aspetto fisico, quando comunque parlano, sono anche brave, ecco. Infatti Bina, tu cosa ricordi di quell'esperienza legata a Miss Italia? Quell'esperienza ricordo soprattutto il divertimento che c'era, insomma, generale, la festa generale che c'era, sia partendo dalle selezioni qui in Calabria, che sono state veramente, veramente tante, però tutte fatte col sorriso, e anche lì quando siamo state a Jesolo, 20 giorni, tutte col sorriso, tutte rilassate. Bel clima. Sì, assolutamente. Anche fra noi ragazze, perché magari non si pensa, però anche fra noi ragazze l'amicizia si è creata, sono creati veramente dei gruppetti, però è stato quell'anno veramente... vinse Alice Sabatini. Alice Sabatini, esatto. Con cui sì, sei rimasta in contatto. Sì, 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 sì. Lei è una, io la definisco una bonacciona. È proprio così come si vede. Una ragazza si vede. Genuina, sana. Tra l'altro siete tutte due sportive, quindi vi siete trovate, lei gioca di basket, tu invece una futura personal trainer, quindi esatto, insomma vi siete trovate. Siamo trovate d'accordo anche su questo lato, sì sì. Poi abbiamo avuto anche modo di vederci anche al di fuori comunque di quelle giornate lì, perché è stata molte volte ospite anche qui in Calabria, nei vari eventi di Linda o anche di Miss Italia, quindi lei è così. Senti, allora continuiamo con Bina, volevo capire adesso a distanza di qualche tempo, perché tu sei stata a Miss Calabria 2015, insomma hai fatto una bella esperienza a Jesolo quando ha condotto Simona Ventura quell'anno lì, sì, insomma che insomma è stato anche piuttosto interessante come format, perché hanno provato a fare una specie sì, di talent un pochino, show. Esatto, ecco, di cambiamenti in quell'anno. Ora invece cosa stai facendo? Ora ci sono sorprese in piano, prima la laurea, poi ovviamente ci saranno altri progetti a livello lavorativo, quindi sempre in ambito sportivo e roba varia, e poi chissà se ritornerò di nuovo con la fascia, se riuscirò a prenderla magari, perché se ripartecipo e se tutto andrà bene. Ah, quindi state pensando di... No, io ogni tanto ci pensi. Sì. Perché si può anche ripartecipare a Miss Italia. Sì, si può, esatto, ripartecipare. Poi comunque diciamo che io sono particolarmente legata a Bina, perché è stata la mia prima Miss Calabria, quindi abbiamo iniziato insieme nel 2015. Anche la mia prima Miss Calabria. Esatto. Quindi, insomma, è stata la nostra prima Miss Calabria, per cui sono particolarmente legata a lei, anche per come poi ha portato avanti il titolo della Calabria a Jesolo. E stiamo lavorando, insomma sto lavorando con noi, con la mia agenzia, con la Cardi Fashion Agency, quindi c'è un dopo Miss Italia, sì, per cui ci sono state sfilate, ha fatto delle varie partecipazioni anche a dei cort, quindi a dei film, insomma delle comparse, per cui cerchiamo di portare avanti il lavoro delle ragazze, quindi anche il dopo Miss Italia appunto. Esatto. E poi sì, ci sarebbe anche la possibilità di poter ripartecipare, no? Perché comunque avendo partecipato 3 anni fa, di regola il regolamento prevede che ogni 2 anni noi laddove appunto lo consigliamo, se è il caso, insomma lei era più diciamo ragazzina, ora magari è più donna, quindi magari potrebbe anche riprovare. Beh, anche un po' di maturità, diciamo, sul palco scenico, chissà, infatti vincere. Incrociamo le dita, allora, anche perché lei è piaciuta molto. Sì. Grazie mille, io lo faccio ovviamente anche a tutte le ragazze che vogliono partecipare. Con Linda, giustamente nella regione Calabria, con la Carly Fashion Agency, perché come stava dicendo anche lei prima, c'è un prima, cioè ripeto la parola, c'è un prima, quindi tutto un percorso iniziale, c'è un durante, quindi tutta la parte lì di Jesolo, ci potrebbe essere anche un dopo, quindi con le agenzie,
perché sono delle bellissime facciate qui, insomma. Delle belle esperienze che si possono fare parallelamente alla formazione, esatto, alla cultura, allo studio, esatto, però insomma c'è l'età fare... giusta per poterci, esatto, provare, naturalmente con la serenità, insomma, anche di fare un'esperienza nuova che chissà ti potrebbe portare e soprattutto a per provare ad entrare dalla porta principale anche nel mondo dello spettacolo, no? Perché poi sono state tante le ragazze che, partecipando al concorso di Miss Italia, pur non avendolo vinto, sono riuscite a occupare un ruolo di primo piano, a diventare delle bravi attrici, conduttrici televisive, e hanno comunque, ecco, avuto un'opportunità partendo proprio dal concorso di Miss Italia. Quindi bisogna, ecco, riconoscere a Linda un grande merito, che è quello di talent scout in Calabria. Vabbè, ma diciamo che anche a me stesso il titolo di Miss Calabria mi è servito per lavorare, poi anche per avere la possibilità oggi di essere l'agente regionale di Miss Italia, quindi poi la mia è stata una decisione di rimanere in Calabria, quindi nonostante appunto sia rimasta qui sono contentissima, perché poi alla fine ho lavorato tanto e quindi va bene così. Ottimo. Allora, tanto tornerai nella nostra trasmissione, anche perché noi continuiamo la ricerca e quindi insomma ma quale puntata... ricerca? Niente, la tua, una specie di chi l'ha visto, cerchiamo di trovare la ricerca della più bella, è una della specie più bella, oppure della rubrica. Mia fidanzata. La tua fidanzata. Vabbè, allora siamo in chiusura, appunto, guadagniamo il centro, ringraziamo la nostra Linda Suriano, Carly Fashion Agency, che produce anche questa trasmissione qui dagli studi di Teleuropa Network, grazie alla nostra Bina Forciniti. Poi ci dai qualche indicazione, insomma, per rimanere in forma, visto che sei una personal trainer. Grazie Cataldo, grazie alla nostra band che ci ha seguito anche in questa puntata. Grazie a te, grazie a Ten che ci ospita. Assolutamente, appuntamento alla prossima domenica. Arrivederci. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.